Spesso in televisione o durante spettacoli acrobatici abbiamo visto aerei militari compiere manovre sorprendenti effettuate a velocità incredibili. Questi velivoli rappresentano la punta di diamante della tecnologia sul nostro pianeta, ma difficilmente potremmo immaginare che una parte di alcuni di questi capolavori dell'ingegneria viene pensata e realizzata a Ponte San Giovanni, una frazione a pochi chilometri da Perugia. Qua si trova l'Aera Electronic System, una realtà tanto piccola quanto tecnologicamente all'avanguardia, capace di competere con i giganti dell'aerospaziale in tutto il mondo. Io ho studiato in Nord America e quindi mi sono laureato nel 70. Dal 70 sono stato associato a Lockheed Martin, dove ho avuto la possibilità di essere inserito in un gruppo che lavorava sulla guerra elettronica. Quindi nell'arco di pochissimi anni sono diventato un esperto di guerra elettronica, dopodiché in Canada sono stato contattato alla Finmeccanica perché avevano bisogno di un esperto di guerra elettronica per l'EFA e quindi io ho accettato di venire in Italia per 2 anni e lavorare sull'EFA e progettare la protezione di guerra elettronica dell'EFA. L'EFA, conosciuto come Eurofighter, è il caccia europeo costruito da Italia, Regno Unito, Germania e Spagna. Viene definito come un velivolo multiruolo capace di assolvere più compiti in scenari differenti, dall'intercettazione alla superiorità aerea. Considerato secondo solo all'F-22 Raptor statunitense, è una delle principali risorse militari europee. Qui possiamo vedere quello che è uno dei nostri prodotti di punta da un paio d'anni a questa parte, una scheda driver che va sul lanciatore del missile Plankton. E qui diciamo sono i suoi due elementi principali. Queste schede gestiscono la traiettoria e la velocità dei missili. Ma l'Aera non ci si occupa solo di guerra elettronica e missilistica, ma anche di impianti di frenaggio per elicotteri. Questo è il primo freno elettromeccanico italiano e europeo. Quando abbiamo iniziato a fare ricerca per fare i freni elettromeccanici, c'erano solo 2 aziende in Nord America che facevano i freni elettromeccanici. Noi siamo un'azienda anomala, nel senso che noi siamo un'azienda piccola, relativamente piccola, che però fa le cose che tipicamente fanno aziende molto, molto più grandi. Perché una realtà come questa non si trova a Milano o in un grande polo della tecnologia, ma in Umbria? Abbiamo deciso con mia moglie di rimanere in Italia, di provare di rimanere in Italia, perché abbiamo visto che la qualità della vita era ottima, però a noi non piaceva Torino. E quindi mia moglie dice a Torino no. Io ho detto dove vuoi andare? Ad Assisi, a giudicare.